Bentornato sul canale, Sfere Basta e l'autotune, ho deciso di parlarne anch'io, ma prima beccati la sigla. Ennesima polemica su autotune, trap e cantanti che sanno più o meno consapevolmente gestire la tecnica vocale, ovvero che cantano come dei cani. Cosa ne penso di quello che è successo? Dici, ma cos'è successo? Di recente, durante un concerto, pare che Sfere Basta abbia stonato un bel po'. Cantiamo quale decidi tu, ma fidati di me. Piace non hanno nulla in comune con te, quindi neanche con me. Alcuni dicono perché si sia inceppato l'autotune, si sia spento l'autotune, altri perché era impostato male. E allora, siccome l'autotune è uno strumento che utilizzano diversi producer, ho scelto di andare a chiedere che cosa ne pensa di questa vicenda proprio a un produttore che utilizza l'autotune nelle produzioni e sa di cosa stiamo parlando. Quindi ti riporto con me da Salvo Maglitto, abbiamo già fatto il suo studio tour, te lo lascio qui sopra, e vediamo lui, che è un esperto, cosa ne pensa di tutto questo. Salvo, sì. Ma cos'è l'autotune? Cioè, se io dicessi che l'autotune è qualcosa che crea anche una certa estetica, sbaglio? No. Vabbè, l'autotune fu inventato dall'Antares, poi è nata la versione live. Secondo me è più un FX, no? Cioè, si usa così, quindi secondo me ha perso un po' quello che era il tema originale per cui è stato creato, quindi... C'è chi dice che l'autotune aiuta a cantare meglio. No. Sta dicendo un po' una cagata. Sì, soprattutto la versione, vabbè, poi è una serie di parametri che ti consentono, attenzione, perché se comunque vogliamo questo effetto molto robotico, no? In base alla transizione delle note, quindi ai parametri che dai, puoi avere più o meno questo effetto, no? Robotico. Schiacciato, robotico, sì. Ma è chiaro che soprattutto più, esempio, il transition è basso, quindi più hai una velocità maggiore di correzione, più devi evitare qualsiasi tipo di articolazione vocale, della tecnica vocale. Devi essere il più lineare possibile senza fare nulla, perché altrimenti si crea questo effetto robotico, no? Quindi devi saper cantare con l'autotune. Praticamente sì. Cioè, uno stile diverso. Sì, sì, tu sei sì, un producer, sì. E quindi come produttore ti sarà capitato di produrre qualcosa dove hai usato l'autotune, no? Sì, poco ma sì. Sì, poco sì, ma sì. Sì, 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 sì. Quindi tu ce l'hai, ce l'abbiamo qui, e possiamo dire che, per esempio... Io so cosa vuole fare. Ascoltiamo, io direi, proviamo ad ascoltare una voce che nessuno potrebbe mai dire questa non sa cantare, no? Chiaro. E l'ascoltiamo senza autotune, anche in solo, senza okay. La base. Non c'è bisogno che diciamo chi è, perché appena lo ascoltiamo, faremo ascoltare pochi secondi, perché poi YouTube se no mi sega il video. Se mi piaci per davvero, senza autotune, anche se chiaro, non sì, te sì, l'ho sì. Detto. Perché squallido provarci. Mettiamo un attimo la base, ascoltiamo tutto senza autotune. Che mi piaci per davvero, anche se non te l'ho detto. Come brava questa ragazza. Simpatica. Cioè, secondo me ne sentiremo parlare. A questo punto, dato che... No, non lo possiamo fare. Lo so che non lo possiamo fare, però è per il bene della scienza, cioè stiamo facendo un esperimento scientifico, no? Siamo sicuri che questa ragazza è brava, ecco, diciamo un po' più di Sfere Basta, tecnicamente. Però se Salvo adesso, come producer cattivo... No, tu mi hai costretto a fare. Se io, ecco, io sono quello che ci mette i soldi, lui è soltanto il fonico, ok? Io ho avuto questa intuizione, ho preso questa ragazza dal nulla, proprio che lei non la conosce nessuno. Dice, però secondo me tu non sei mai diventata famosa, se canti con l'autotune, però lui che ha il dente avvelenato non le vuole bene, perché insomma hanno avuto un po' di screzi, e quindi imposta l'autotune in maniera tale da farci sentire questo. Che mi piaci per davvero, anche se non te l'ho detto, perché squallido provarci solo per portarti a letto. E non... Ora dico, a passare da Mina a un disastro, senza che Mina abbia alcuna colpa, non ci vuole niente. Quindi, ora, dato che sarà l'ultimo video, perché il mio canale verrà chiuso, e anche il tuo studio di registrazione, salutiamo le ultime persone che ci conoscono, e cosa dire? No, penso che a me non salutano più, tranquillo, dopo sta roba. La no. Gente non ci saluterà più. Però forse abbiamo fatto capire il nostro punto di vista sulla sterile polemica sull'autotune e Sfere Basta, no? Ma solo ciao!
Ciao. Bene, siamo tornati in studio e siamo arrivati alla fine anche per questa volta. Spero che questo video ti sia piaciuto e che abbia risposto alle curiosità che potevi avere su questo argomento. Fammelo sapere ovviamente nei commenti. E a me non resta che ricordarti che se i miei video ti piacciono, cliccando qui ai lati potrai vederne altri due. Se invece clicchi qui al centro puoi iscriverti al mio canale. Seguimi su Instagram, Facebook e TikTok. Leggi gli articoli sul mio blog diventarebatterista.it. I link te li lascio come sempre giù in descrizione. Se lo fai sei un grande, ti mando un grande saluto e ti aspetto alla prossima. Ciao!